Signori, è con grandissimo onore e soprattutto gioia nel cuore che vi informo che è tornato Realm Royale. Vi starete chiedendo cos'è Realm Royale? No, è impossibile, dai, non potete non conoscere Realm Royale. Ho deciso di riscaricarlo, farci qualche partita perché me l'avete chiesto in molti, mi era tornata la voglia e quindi perché no mi butto nella battaglia reale di Realm Royale e speriamo di vincere una partita. Non ci gioco da una vita e vediamo cos'è cambiato. Ho fatto anche la rima, yo bro, Signori, sono passati un paio di mesi, se non tre, ma questa barchettina, questa piccola lobby, mi era mancata. Devo ammettere che mi era mancata e non poco. E niente, sostanzialmente manca un minuto e 25, quindi un'eternità. Questo qui c'è la skin più bella della vita del mondo delle vite. Quanto hai shoppato? EdgyGuti42? Quanto hai shoppato? Ma vabbè. Quindi, era per farvi vedere un attimino la barchettina, magari mancava anche a voi, magari no, non ve ne frega assolutamente niente. Nel dubbio ora vi farò un bel taglio e ci troveremo subito sul pullman. Signori, 3 secondi e ci buttiamo. La mappa sembra rivisitata ma non troppo, sembra più i colori più chiari, non lo so, non ci gioco appunto da un po' e quindi qualcosa potrebbe essere anche cambiato. Io me ne voglio andare totalmente a caso da qualche parte, tipo a Valley, anche Cold Mist o Lumberfall, ma non lo so, vabbè, andiamo a Valley. Ce ne andiamo via a valle, speriamo che ci sia qualche avversario e soprattutto speriamo di portarci a casa la prima vittoria. No, non è vero, non è la prima vittoria, mi sono buttato malissimo. Pensavo ci fosse il paracadute come Fortnite, però, che tattica. Signori. Allora, mi do qualche lutatina, se trovo qualcosa di interessante, o meglio, se trovo qualcosa di nuovo, ve lo faccio sapere. Nel dubbio, io luto, sperando di trovare qualche avversario, più che altro. Andiamo qui, non c'è niente, non c'è niente, vabbè, ci vediamo dopo. Allora, ho sentito un tizio. Sì. Vie c'è. Dai su. Cosa ti curi? Oddio, la mira. Ah, si vuole far uccidere. Vabbè, sei stato bravo. Sei stato un bravo soldato, ma sei morto. Però, oddio, la mira. Allora, abbiamo ucciso anche questo. E siamo contenti. Però, signori. Ok, ho ucciso anche lui, però mamma mia la mira. Mamma mia, signori. È totalmente diversa. Perché ora sto giocando a giochi tipo Fortnite. E quindi la mira è un tipo di mira. Poi sto giocando a COD ed è un altro tipo. Mi ero bloccato totalmente. E quindi è un altro tipo di mira. Poi aspettate che sono un attimino in ansia da prestazione. Ok. Poi sto giocando, cosa sto giocando? Final Fantasy. Quindi è un altro tipo di mira. Cioè, mi capite bene che se ora io mi metto a giocare a Realm Royale, la mira va un attimino per affari suoi. Questo era il simbolo degli affari suoi. Allora, ho speso un po' di cash e mi spendo pure questi per l'armatura. Per l'arma. Le due kill le abbiamo fatte, molto con fatica, anche se erano scarsi. Qua la mira è sempre quella lì. E so che c'è un altro tipo. Ci ha dato l'ascia. Ok, allora prendiamo questa e lascia questa, che è ottima, che è ottima. Brucia. Sì, brucia. Sotto. Yeah. Chicken Little. Pollettino. Cosa volevi fare? Charge. Quick charge forward. Boh, non so cosa sia. Facciamo così. E abbiamo già 3 kill. Allora, questo figo, questo mi piace. Vai, c'è un altro tipo. Credo. Sì, mi sa che è qua dentro, Dai. Pollo, bro. Addios. No, lo sapevo che ce n'era un altro. Distrazione. Mi servono quelle corazze. Signori. Questo è bravo. Non è vero, siamo più forti noi. Pollo. Eh sì, biatch. Bello questo. Signori, siamo carichi. Il fatto di essere carichi potrebbe darmi alla testa. Ma questo è un dettaglio da sottovalutare. No, non è vero, non sottovalutiamolo, signori, perché avrei sbloccato. Ora, l'unica cosa che ci serve è lo scudo. Sì, perché noi abbiamo... Quante kill? Dove si vedo le kill che non mi ricordo. Ah, lì a sinistra. 3 kill. No, 3 polli, 5 kill. Ok. Lascia, mi piace un botto. Tra l'altro ogni personaggio ha la sua classe particolare. Ma vabbè, è lunga da spiegare. Non ci avrei neanche più di tanta voglia. Ho voglia però di prendere il cavallino. Quanto mi sei mancato, cavallino.
Ma quanto mi sei mancato, cavallino? Bello che bello. E ce ne andiamo a Cold Mist, perché dovete sapere che in ogni fornace... Ah, non ho fatto le rune. Vabbè, in ogni fornace, stavo dicendo, si possono fare solo determinate cose per un numero di volte, ovvero una. E quindi bisogna cambiare per fare altre cose. Vabbè, spero di essermi spiegato. Anche se non credo. Qua sento della gente, quindi mi zittisco un attimo, perché parlare e fare i fight è molto dura. Ora, ci avrà sentito? Assolutamente no! Biatch! Biatch! No, 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 la cicca è la fine. Scappa, Master. No, 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 uccidila! Uccidila! No, ci moriamo adesso. Mi metto a piangere, mi metto a piangere, mi metto a piangere. Mi metto a piangere! No! Esci. Scappa! Forse c'è un altro tipo. Fightate tra di voi. Scappa, Master. Che attimi di panico, eh? No, scusa! Scusa! Ok, si è buggato. Si è buggato. Signori. Signori. Cosa ca... Cosa ca... Signori! Che silenzio imbarazzante. No, dai, muorimi. Sì! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cioè, qua è stata una mossa da pro player. Signor, questa è stata una mossa da pro player. E sapete qual è il bello di tutto ciò? Che ora gli rubo le armi. O meglio, le cose che ha craftato. Cioè, dai, tanta roba. Tanta roba. Vediamo cosa ha qui. Ah, carino. Questo lo prendo, poi mi faccio l'armor. E questo. Vabbè, spreco tutto sostanzialmente. E la runa. E pure questo. Ah, oddio, è vero. Si potevano distruggere le cose. È vero. Guarda, infatti ho detto, ma com'è che si prendevano le gemme? Distruggendo le cose. Che stupido. Ho sprecato. Eh beh, oddio, posso andarci ora. Vado a distruggere le cose di sta tipa. Può tornare utile, fidatevi che può tornare utile. Yeah, stonks. Ora ci prendiamo il cavallino e ce ne andiamo. Io vorrei andare. A un'altra forge in realtà. Vorrei andare a Trinity, dai. Se ci riesco, vado a Trinity, però passando dalla safe. Allora, signori, sono arrivato fino a Jade Gardens. E tra l'altro, a parte che sento un gnomo, un nano, non so come chiamarlo, sento anche un tipo che è esattamente lì. E un altro mi sta arrivando da qui, male male. Sono un attimino circondato, ora fatemi studiare un attimino una tecnica, che poi ce la portiamo a casa. Ok, picchiato. Oh, 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 stai calmo, stai calmo, stai calmo. Buono lì tu. Allora, facciamo così e facciamo così. Allora, c'è sto gnomo che so che molti di voi l'avranno già visto in qualche mio video passato, molti non l'avranno ancora visto. Praticamente lui se lo uccidi ti dà una sbrega di monete che servono per lo shop. Però c'ha un botto di vita e mi fa perdere pure un botto di tempo. Quindi vogliamo morire? Gnomo? Gnomo? Che fine ha fatto? Vabbè, è stato un piacere. Io voglio andare alla forgia, appunto, per forgiarmi delle pozze, signore, mi forgio delle pozze. Però, oltre alle pozze, mi forgio anche un'arma. Vabbè, spreco tutto. Oh, vabbè, non avevo più niente, ok. Cosa? 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 No, è impossibile. È impossibile, come fa? Siamo morti. Perché erano in due che ci sparavano? Perché... Dai, dodicesimi, oddio, dodicesimi. Perché erano in due che ci sparavano? Non l'ho ben capita. Vabbè, guardate questo camperone, signori. Torniamo alla lobby. Mi tolgo le cuffie, come è giusto che sia. Spero che questo video, dopo mesi e mesi e mesi e mesi di Realm Royale, vi sia piaciuto. Non so, sinceramente, non so perché mi hanno sparato in due. Magari nell'editing me lo riguardo e capisco il perché. Vabbè, spero che vi sia piaciuto, vi invito a scaricarlo perché è un bellissimo gioco, si può giocare anche in coppie e a squadre da 4. Vi ringrazio ovviamente per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! Dai, dodicesimi, che sfiga!